Dunque, la situazione del maltempo, per quel che c'è noto, al momento non sono avvenuti gravi danni a Chioggia. In questo momento, da circa mezz'ora, ci sono i vigili del fuoco a Isola Verde per un albero caduto che ci riferiscono, però non abbiamo ancora certezza, che ha isolato un attimo la strada, quella che dà, diciamo, da Calino verso Isamar. Sul WhatsApp stanno girando dei brevi video, delle foto di trombe d'aria avvistate nella zona diciamo, di Rosolina, nella campagna di Rosolina, comunque del Rovigoto, mentre la situazione è un po' più pesante nel Cavarzerano, in particolare Bosco Chiaro, dove proprio in questo momento c'è in ispezione il neo sindaco appena eletto, l'avvocato Munari, con anche il consigliere comunale Pasquali, che sta girando per le strade. Ci riferiscono di addirittura 20-30 cm di acqua nelle vie di alcune vie di Bosco Chiaro, dove praticamente c'è stata veramente una bomba d'acqua, ha piovuto con forte intensità. E ci sono anche alcune squadre di vigili del fuoco che stanno comunque muovendo alberi caduti o comunque, diciamo, materiali da alcune case. Non abbiamo altre informazioni. Se qualcun altro avesse notizie utili di danni che sono successi, speriamo di no, ovviamente, se gentilmente ce le fate avere. Per il momento è tutto e buona serata.